che è morto pochi giorni fa, il più grande sceneggiatore del cinema di Hong Kong, l'uomo al quale dobbiamo quasi tutti i film più belli e per la verità anche parecchi di quelli meno belli. È morto Nie Kwang, o anche Yi Kwang, o anche Nie Kong, o anche The Cat, come lo chiamavano loro, soprannominato dagli amici anche Vecchio Monello, che è stato lo scrittore più importante in assoluto per quello che riguarda il cinema, nonostante lui al cinema guardasse con un certo sdegno. Lui nasceva scrittore e poi gli piacevano generi come la fantascienza che a Hong Kong non si facevano per ovvie ragioni, perché non c'erano i soldi, quindi. At last, science fiction creates the ultimate man, Inframan. And a motion picture creates the ultimate spectacle. Adventure beyond your wildest imagination with the man beyond bionics. 6 million light years beyond believability. Is he man or machine? Electronic circuits integrated with living cells in the living body of a man. Powered by nuclear energy. Quindi non è che fosse molto interessato inizialmente al cinema d'arti marziali. Infatti, leggenda vuole che quando Chang Che gli propose di scrivere quello che poi è diventato il primo grande capolavoro del Wuxia moderno, cioè Mantieni l'odio per la tua vendetta, e beh, quando Chang Che gli propose di scriverlo, lui rispose di no. Era il tipo che, se il produttore il regista gli diceva c'ho una bella storia da farti scrivere, lui gli rispondeva scrivitela tu, cioè l'idea è tua, io non scrivo la roba degli altri, io scrivo le mie idee. Era un creativo. Difatti, come autore di racconti, di romanzi, ha scritto una quantità di roba che noi non abbiamo mai letto e non leggeremo mai perché qua non è arrivata. Ha anche inventato una sorta di Indiana Jones cinese, ma molto prima, però negli anni 60, che era Wisely, sul quale hanno fatto poi dei film. Ma non era uno che nasceva con l'intenzione di scrivere per il cinema. Era uno che voleva fare lo scrittore di fantascienza, che era il suo genere preferito, ma che là non si faceva per ovvie ragioni dei costi, no? E quindi poi nell'arco della sua carriera ha firmato qualcosa, per esempio Inframan, l'altra dimensione, che poi essendo stato realizzato come è stato realizzato, è un film per bambini divertente, ma non è certo il genere per il quale sarà ricordato. Invece Nie Kwang, che è la più grande penna e la più alacre, la più prolifica della storia del cinema di Hong Kong, con circa 300 copioni, cifra approssimata per difetto, fra importanti così così e non importanti, firmati e non firmati, quasi qualsiasi film di Kung Fu vi venga in mente importante, c'è lui dietro, l'ha scritto lui, o il soggetto, o la sceneggiatura, o entrambi. Dalla Cina con furore è suo. Non l'ha firmato. E il furore della Cina colpisce ancora? È suo, non l'ha firmato. La mano sinistra della violenza? È suo, l'ha firmato. I 13 figli del Drago Verde? È sempre suo, l'ha firmato. 唐朝末年，皇朝作乱。
晋王受帝召，率十三义子出兵搅乱。十三太保，人人争功杀敌，亲如兄弟，一反目成仇。我派从校调度，你服不服？兄弟相残，这是谁的主意？Dinastia di sangue, Blood Brothers, sempre suo. In love. Since I left those mountains, I've become rich and famous. Many women love me. I have refused them. You are my only love. I'm climbing so high. Now I'm a general. You know I won't stop there. Nobody in this world can stop me. Anche nel campo del B-movie, cioè di quelli che poi erano realizzati con pochi soldi e quindi diventavano B-movie, magari neanche all'altezza delle premesse della sceneggiatura, però erano sempre suoi. Da Hong Kong l'urlo, il furore e la morte, che del quale abbiamo parlato sti giorni perché Castagnini l'ha caricato sul giustiziere giallo, è suo. Ancora tua figlia non lascerai la pelle qui dentro, vero?
Ti ricorderai di questo incontro. Su! Avanti! Ordine da Hong Kong, uccidete Pantera Nera, è suo. L'inferno della mano, che sta sul canale dei Casagnini, è sempre suo. Si divertiva pure a fare ruoletti da attore, poi è apparso in un film di Jackie Chan, Mr. Cantonelle di Rose, è apparso in un altro film, e poi credo sia diventato anche presidente onorario del sindacato sceneggiatori di Hong Kong, che ai suoi tempi non esisteva, poi lo hanno fondato moltissimi anni dopo, quindi credo fosse il membro onorario a vita. Beh, vorrei vedere. Aim is deadly. Duel of the Iron Fist.
Fist, a masterpiece of kung fu and martial arts. Now you can learn the secrets of the masters. Il suo incontro con Bruce Lee non fu dei più felici. Quando incontrò Bruce Lee, ovviamente Bruce Lee, tra l'altro acceso anticomunista, quindi la sua antipatia per il comunismo che ha sempre manifestato anche in tempi recenti, anche quando era sconveniente farlo negli ultimi anni, visto che Hong Kong è stata risucchiata, prosciugata, impoverita dal governo centrale di Pechino, che adesso ha anche bannato il cinema, no? Ha messo la censura sul cinema se non fai film graditi al governo, a Xi Jinping, il presidente a vita, ti arrestano, il film è sequestrato e paghi pure una multa. Ma lui continuava a parlare male del comunismo, continuava a parlare male del governo centrale di Pechino, non gliene fregava niente, era uno che diceva quello che pensava. E a Bruce Lee glielo disse all'epoca, disse: io non me vado a fare un film per te, cioè io non sono uno che scrive film su commissione, devono nascere da me i film, l'idea, se non altro. Poi invece anche là ha finito per cedere e ha scritto i due film di Kung Fu più redditizi fino a quel momento della storia del cinema di Hong Kong, ossia Il furore della Cina colpisce ancora, ossia Tang Shan Ta-Siung, il padrino di Tang Shan, che è stato il primo successo di Bruce Lee, poi è uscito per secondo, e Dalla Cina con furore, cioè Ching Wu Moon, la scuola Ching Wu, che è stato il secondo campione di incassi di Bruce Lee, ma il primo che vedemmo noi. E non l'ha firmati, perché probabilmente, un po' perché non gliene fregava un cazzo, nel senso che ha preso i soldi, ma all'epoca non c'erano i diritti d'autore, lì almeno non c'erano, cioè avevi il nome in un film, poi non ti portava ad avere un emolumento dopo, quando il film magari passava in televisione, non c'erano ancora queste leggi per il cinema, quindi non gliene fregò nulla, lavorava talmente tanto, siccome lavorava per gli Shaw Brothers soprattutto, che probabilmente lo pagavano anche bene, anche se la paga media di uno sceneggiatore a Hong Kong era bassa, prendevano sugli $800 a film, ora non so quanto prendesse lui, ma credo stavamo intorno a quella cifra, perché i registi prendevano sui $2000 e le star, quelle importanti, sui 3000 nei film Shaw Brothers. Quindi credo guadagnasse bene così, lavorasse molto per gli Shaw Brothers, questo è sicuro. Voi guardate i 300 film che ha fatto, due terzi sono Shaw Brothers, soprattutto in quegli anni, quindi forse anche per non indispetti troppo il boss dei boss, Ran Ran Shaw, quindi non ha firmato i due film di Bruce Lee, lasciando che li firmasse Lo Wei, il quale disse persino che lui l'ha firmati perché non gli piacevano i copioni, non era soddisfatto, quindi li ha riscritti a impronta. Lo Wei che riscrive una sceneggiatura di Nick Wang, mi fa venire in mente, che ne so, un cantante da adesso, pigliate un cantante da adesso, fate voi chi, un cantante italiano, questi che fanno rap, trap, che dice: ma sai, a me le canzoni dei Battisti non mi piacciono, voglio riscrivere i testi, me le rifaccio a modo mio, siamo un po' lì, insomma, no? E quindi quelli che sono arcifamosi, il suo nome non c'è, ma l'ha scritto lui a Hong Kong, lo sapevano tutti, era il segreto di Pulcinella. Yeah!
杨老板，现在我们真啊真可以单独谈谈了。Ma qualunque voi film vi venga in mente, a caso, ripeto, c'è lui dietro, qualunque film, anche un film Monnezza, come Altrimenti vi ammucchiamo, che era virato in farsa dal doppiaggio italiano perché era venuto talmente male che non lo potevi pigliare sul serio. Quello magari era stato pure scritto bene il film, ma avendolo girato male, poi l'hanno buttata sul comico, nel senso che nel doppiaggio italiano il film è diventato comico, una comicità stupida, ma era brutto talmente il film. Questo per dire che lo sceneggiatore non è responsabile poi di quello che viene fatto del suo copione, no? Sei tornato. Perché al mondo contano solo poche cose. La propria terra e la gente che ami. Gone away the world.